amici, bentornati. Siamo ancora su Dark Souls. Allora, come potete vedere, ho raccattato un paio di umanità dei ratti per fare questo mestiere qua. In modo che posso partire con 10 fischette. E poi ho anche cambiato armatura, perché alla fine questo mi è sembrato il miglior compromesso tra peso e varie resistenze. Vediamo se... sono più veloce, alla fine le resistenze sono più o meno le stesse. Sono umano, magari droppano anche qualcosina in più. Speriamo. Poi il prossimo falò spero di riuscire a fare un livello di qualche cosa, magari la forza posso aumentare. Posso anche prenderlo da qua, quel tizio là in fondo, eh? Al momento giusto.
confidenza perché il mio poi si piglia nel quello, sa? Cerca di... Allora, prima o poi accedere anche sotto, magari poi ci si arriva in un secondo momento. Ricordarmi con paura stronzo di prima. Mezzo di sfuggire. Anche se gli tiro una randellata. Ah sì. Stare attento perché
sa che sopra ci sono degli spuntoni o qualcosa del genere. Bellezza comunque questa fortezza. Che inquietante perché è piena di trappole. Si apre da questo lato, quindi dove devo andare? Giù di qua? C'è il blocco. Se io la spingo di là faccio fuori i tizi che ci sono. Un tizio che poi incontrerò dalla parte di là.
questa acqua. Anche quella è una statua, non so. Due di titanite grande, ottimo. Andiamo su. E adesso mi troverò sul ponte, presumibilmente. Da dove arrivava quel cagnaccio lì, esatto. O no? Non so, no, forse. Fare attenzione qua, eh. Ravvicinate queste robe. Porca troia, porca troia. Tutto da rifo, tutto da rifo. Porca puttana, che stress. Teniti grandi, no, non posso fare un piazzo. Puttana che stress. Tanto poi dai e dai consumo anche tutte le frecce.
Però se presi in un certo modo non sono letali, questo è buono. Adesso ricordarsi tutti i cazzi di sto posto. Delle cose gustose, vediamo. Non avrei ancora più. Debole, però di quello normale, quindi posso provare ad attaccarli. Un attimo, è che non c'ho anima, vacca troia. Adesso provo ad andare giù. Tanto 23 minuti così facciamo sto tentativo. Poi ci sarà in giro anche l'altro cavaliere, cazzo, lo userò. Dai cane. Bisognerebbe sapere. Mi ha preso in mezzo al muro prima. Fangulo, va. Ah, poi magari adesso vedo tanto, so già che non arriverò in fondo, quindi magari vado giù senza registrare, vado giù a potenziare le fiaschette. Proviamo a saltargli in testa. Prima è andato. Titanite del demone. Ah, ecco, qua c'è un passaggio. Diamo un'occhiata, andiamo anche dall'alto. Sopra ci sono due stronzi. Non so se riusciamo a farne venire due meno uno. Ghiaccia veloce. Se non esci ti abbatto con le frecce. Dove sono? Ah,
cliccato ancora qua giù a vedere se respawnano. Non credo, questi qua grandi non credo. Beccano un altro, porca puttana. C'era un passaggio là all'inizio. Un'occhiata veloce se c'è altro di qua. Giù qualcuno. Dai! Ah, è vero, sono quelli sopra. Pensavo fosse quell'altro. Questo sembra più duro.
cerchiamo di finire questo almeno. Questo capitolo. Almeno prendo 4 titaniti del demone. Poi però devo decidere cosa potenziare, perché è inutile tenere tutto lì. Cioè, anzi, mi servono queste cose, adesso per non macchiare. Forse mi giro che scendo dal fabbro da macchiare. Bella. Spadone dell'uomo serpente. Questo giro ha funzionato, una volta tanto. Ma quindi dove sono? Non sono da sta parte di qua, ma... forse c'è un modo per attutire i danni. Guarda, ce n'è uno di qua, uno di là. Merde. Quindi ci vuole stamina, voglio stamina. Aspetta, mi prende da dietro il muro. Per le lunghe mi scoccia non registrare. Dai, merda, vengo fuori subito. Così, così, cazzo, così deve essere. Critico. Aspetta, insomma, se siamo sulle scale. Avanti, 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 avanti. Ragazzi, ci provo fuori del gioco. Prima vado al santuario a potenziare le fiaschette, poi torno indietro, magari riprendo a registrare così con le fiaschette potenziate, magari riusciamo a fare qualcosa di meglio. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!